Il turno infrasettimanale del campionato di basket non ha solo regalato emozioni, spettacolo e grandi partite, come potete vedere dai risultati, purtroppo anche cronaca extrasportiva. Ancora una volta protagonista è la cestistica Ostuni, che ovviamente in campo cerca di farsi rispettare, ma purtroppo fuori riesce a dar vita al peggio di sé. È capitato ancora una volta anche in occasione della gara contro Sansevero giocata ieri sera, in cui i sanseveresi hanno vinto di un punto 71 a 70. Non contenti del risultato, hanno deciso di farsi giustizia da soli, aggredendo prima un dirigente del basket Sansevero e poi mandando all'ospedale due giocatori, Ricci 2 punti di sutura e Porpido con 6. La società sanseverina diffonderà nelle prossime ore un comunicato su come è andata. Tutto ciò della ricostruzione che vi abbiamo fatto è arrivata alla nostra testata tramite una fonte attendibilissima. La cestistica Ostuni non è nuova a sceneggiate o, se volete, a comportamenti antisportivi. Era già successo la scorsa stagione con la Castellano Udas, con un autentico raid punitivo a fine gara dopo che i biancazzurri avevano vinto, ed anche al Cerignola contro l'Olimpica Basket, in cui per poco non avevano mandato Giovanni Speedy Gonzales Romano all'ospedale. Si attende adesso da parte della Federazione Italiana Pallavolo Pugliese una dura reprimenda e quantomeno sanzioni che possano dare un minimo di civiltà e di sportività in un mondo come quello tempistico dove non dovrebbe esserci.